Mucche che bevono. Ecco ragazzi, buongiorno a tutti. Guardate che spettacolo. Sentite i rumori? Ci sono queste magnifiche mucche, ragazzi, che stanno bevendo tranquilli e sereni in questo corso d'acqua, o meglio questo laghetto, ma in realtà si tratta di uno stagno. E queste sono le cose belle che la natura ci offre. Ecco, vivere quindi nel mondo, chiamiamolo a mare, può portare dei benefici. Il sentire, per esempio, quando ci si sveglia la mattina, questo magnifico rumore, no? E al tempo stesso la ricchezza che questi animali ti danno, perché ovviamente, secondo me, arricchiscono gli esseri umani. Parliamo di mucche, credo che stiano effettivamente parlando mucche, e vederle così da vicino, io già ho viste poco tempo fa, ma riprende il momento esatto in cui per l'appunto stanno bevendo, è un modo per ricrearmi completamente. Ecco, guardate che spettacolo, hanno la loro bella catenella, o meglio campana, ovviamente, ubicata nel collo. Adesso hanno finito di bere e sono andate via. Quindi, l'argomento di questo video di oggi è: gli animali selvatici ti possono andare a ricreare, ti possono andare a far star bene. La cosiddetta pet therapy, spesso e volentieri, effettivamente parlando, dà un grande aiuto, dà una grande mano. Ecco, io mi sono ricreato completamente oggi qui, in questo luogo ricolmo di estetica. Guardate questi teschi, che spettacolo. Questo piccolo corso d'acqua che nella sua dimensione così poco elevata riesce ad arricchire me stesso, Leandro, il conoscitore, e soprattutto il mio animo. Quindi fate tesoro di questo luogo, fate tesoro di questa visuale, di questa visione così magnifica, perché sicuramente potrete godere e apprezzare al meglio un luogo incantato come questo. Ovviamente non vi sto a dire quante mosche ci stanno qui, l'odore ovviamente di escrementi è elevato, però nonostante tutto ricrearsi è più importante di tutto. Quindi, riassumendo brevemente, gli animali, oltre a quelli domestici, anche quelli selvatici, secondo me possono aiutare a far star bene gli altri. Perché io oggi, magari, se sono una persona depressa, me la tolgo guardando queste cose, guardando questi momenti, o meglio questi animali, osservandoli, diventando parte integrante della natura. Detto questo, grazie a tutti, dal vostro Leandro, conoscitore italiano di YouTube Italia. Quindi ricrearsi significa stare bene, ricrearsi si può verificare guardando la natura che si sviluppa e guardando la natura attraverso questi animali, animali selvatici, che effettivamente parlando sono veramente straordinari, nonché magnifici da vedere e da osservare. Non sono in Africa, ragazzi, non sono in Africa. Luogo top secret, ciao da Leandro, iscrivetevi al canale, diffondete il verbo, ci vediamo al prossimo video.